Bella a tutti e benvenuti su Geek Island, io sono Sasha, qua in mia compagnia c'è Audrey come al solito su Days Gone ed ora cosa dobbiamo fare? Non lo so, abbiamo una missione da fare, lo scorso episodio abbiamo fatto un bel po' di cose, ma oggi, come vedrete, dobbiamo farci una bella spacchinata con poca benzina. La troveremo durante il percorso? Non lo so, vedremo. Allora, eccoci qua, come vedete abbiamo il 35% di serbatoio, ma riusciremo ad arrivare a destinazione perché ve la faccio vedere, è bella lontana. Più o meno come mi trovo sempre io nella vita, no? Che dicono, Senza benzina. ma aspetta a fare benzina, ma aspetta a fare benzina, Ma due io volte direi mi di sa fare. fare questo coso della Nero. Ci sarà sicuro della benzina qua dentro. Ma è sulla strada? Vabbè, È un po' più indietro. È qua. Noi dobbiamo andare di qua. dai, sì. Passiamo di lì, dai, su. Dai, facciamo la retro. Ah, non c'è quella automatica. Ok, facciamoci sto coso della Nero. Ah, che è proprio qua. A due passi. Quindi, no, ho fatto una grandissima cazzata ora che ci penso. Okay. Chissà mai. Nascondila nel portabagagli di quello, dai, su, non No, ma esageriamo si sa adesso. mai che devo fuggire. Però te la buttano a terra. No, me la buttano a terra. Ma Me te la l'hanno buttato buttano a terra. a terra prima? Prima quando, nello scorso Non so episodio, sì. più. Allora, quindi, ma c'è un Rottami, modo per. Che rottami. Mamma Madonna, tu non vedi le cose. Dietro di te, rottami. palle! Ma quello cos'è? Alcol? Bravo, vieni. Ecco Sono troppo intelligente. Ok, meno male che questo prende gioco. tutto. Noi abbiamo anche. Allora, tanto ho imparato la scorsa volta. No, no, Non è mai uno solo, eh? Non è. no, no. Qua c'è altra roba. Prendiamo. La Madonna. Beh, potevamo andarci pure più sotto, cioè, non è che. Ma sento un portale. Cazzo faccio a entrare? Aspetta, dobbiamo attivare la cosa. C'era un altro, Io perché? sentivo stronzi, eh? Quello senti pure. Forse sono Dov'è che è? solo. Non so. Allora, la macchina della. Ah, a posto pure. La macchina della polizia però è necessaria. Oh, la No, Madonna! Madonna, sguercia! Scappa tantissimo. No, no, no. Cos'era la moto? Non so perché. Così a naso non è il caso. Via, 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 Un via, via, signor! via, 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 Mica comunque via, 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 via
sono troppi. Quindi io direi di... Ci saresti potuto entrare se non fossi stato poco attento. Fai un attimo calmare le acque. Tornano indietro. Proviamo, dai, proviamo a farlo con le poche armi che abbiamo. Intanto curiamoci, magari. Incazzare una barriera. Vedi che ho fatto bene? Allora, sulla storia di posizionare la moto così non ho nulla da dirti. Sul fatto di guardarti intorno, magari... Ormai sono tutti fuori. Cosa? Allora, vediamo cosa possiamo fare. Pian piano stanno tornando a casa. Una trappola di sto cazzo non ce l'ho. Ho un sassolino però. Ma comunque quella è una tanica di benzina. Ah, questo... ah, siamo a posto, ragazzi. Ma cosa ce ne frega del robo della nero per potenziare? E nei cosi lì ci sono i cosi per potenziare te con il vigore, le cose. Perfetto. Noi mettiamo un po' di benzina. Arriviamo al... Sì, adesso si vede lì un po' traslucida. Però guarda cosa possiamo fare adesso con la tanichetta. La butti in mezzo a loro, pum. Allora, qua potresti correre, non credo che ti sentano qua. Stanno tornando tra l'altro dove erano i piedi di Troia. Vabbè, sì, Tu lo sai che sono su. Sperando che non ci siano.
Mi tornano carini, composti. Non cagate in mano Il problema è che il generatore è là. È da... Dov'è? là sotto. Facciamo una cosa, guarda. Che fa quello? L'hai visto? Non capisco se ti hanno visto, ci stanno pensando, sono indecisi. Anch'io, Cosa vogliamo fare? non mi sembra un gruppo compatto nelle decisioni. Vabbè, mi riesce a buttargliela là dentro. Che palombello. Per uno no. Però è caduto random, anche Anche quello. per l'altro. No, questo è stato visto col cazzo random. Vabbè, uno lo facciamo fuori così. Adesso la potremmo fare. Però sto cercando di tornare. Ah sì, dici te da qua forse. Ma perché? E poi fa il giro, eh! Dove va? Sì, ma... Incoglionito. A posto, Cosa? perfetto. Non sta giusto. E Un ti po' ha nervissimo. visto. Ma perché il primo colpo si è impallato così? A parte che c'era un dislivello. Beh, se cadono una alla volta, 8 ore, taglieremo qualcosa, perché... Sicuro taglieremo qualcosa. Allora, vediamo se riesco ad andare su di qua. Per fare quel cazzo che volevo fare Sì. Ma di qua sono pochi, sono lì che sono. Ma t'han visto? Hanno preso in pista. Ma piano B. Di correre indietro. Madonna, questa è morta, arrivato. Ok, Beh, faccela fino a là. Ma cos'è se si arriva quadrato? sì. Sì, ma sì. Uscire da precisione. Dai. Venghi. Ne ho ammazzato qualcuno? La Madonna, quanti sono? Una molotov lì in mezzo o una granata adesso. Jackpot, te lo dico. Non so quanti ne saltano in aria, ma spettacolo. Palombellona, però qua ci vuole proprio il braccio da giocatore di baseball professionista. E vabbè, ma finché arriviamo. Stiamo lasciando un Giulio qua. Muori che hai rotto i coglioni, più lento della fila, sta facendo perdere tempo. Questo piano malefico. Cos'era quella merda? Da quello, vabbè, si è capito che sta a fare questo, sta non sta al centro. Era già compromesso. Ma che tu le ordini pensi di fare solamente con il fucile? No, no. C'è qualcosa per attrarli, tipo? Io non ce l'ho. Non vedo niente.
L'hanno visto tutti, tutti. Palesemente non è il modo per farlo. È un modo. Vabbè, vabbè, comunque il numero è abbastanza ridotto. Stiamo cercando. Via. La cacca, mamma. Dove è finita la moto? Porco cane, quanto l'ho messa lontano. L'hai parcheggiata a mon culo. Però. Situazione ingestibile. Questa è diventata attualmente molto gestibile. Con qualche buona schivata. No! Non me ne ero accorto. Cazzo. Però c'era un'altra arma. Ma scusa, no, sì. Ma puoi vedere un attimo se... apriamo un po', prendiamo rottami. Questo è il pick up, quindi porta bagagli non c'è. Con calma si fa tutto. Vieni. Ma qui l'avevamo già aperto. Ah, mi ricordo che c'era un'arma da qualche parte. È piuttosto che niente. È meglio piuttosto. Prima di demolire i muri. Intanto andiamo a prendere la moto. E rifacciamo il parcheggio lì. Triste. Rifacciamo tutto, che visto che stiamo andando abbastanza bene. Secondo me ce la facciamo a liberare, quindi. La moto. Guarda che la moto era più giù, eh. Ah, ma qua al lato stramanco manco l'ho vista. È mimetizzata. Ma per non sprecare benzina andremo in retro. Pensando, perché... Tristezza, dai, per favore, già ok, così, però... Vabbè, in sto mondo qua... Ma allora, ci sono delle cagate, però apprezzo il realismo per molte cose. Però lascia stare che io... Allora, io non sono mai rimasta a secco. In questo, nel gioco, nella vita reale, sempre. Ma nel gioco no. Anche gli oggetti che si rompono. Ma vedi se c'è qualcosa qua dentro un attimo. Per fare qualche altra molotov o qualcosa. Ma qualcosina, proprio qualcosina. Attenzione. Proiettilini. Cosa cominciano a essere. Ah, questo è proprio sì. Ma qua, ma tu non ce l'hai il cecchino da cecchino? Mettiti da sì, là. Ma fa un rumore della Madonna il cucino da cecchino. Mi vuoi dire che tu spari da 40 km e loro capiscono dove sei? Io non capisco, ogni tanto mi sembra di avere gente dietro. L'audio è fatto male. Ah, poi ho tre proiettili. Vabbè. Cazzo ci faccio con tre proiettili? C'è qualcosa da aprire qua. Da fugare. Ma quello esplode? Porca demonio. Flammable. Interesi. Sai, senza alcuna paura, andiamo proprio a casa loro. Possono avermi sentito. Infatti si sa fare i cazzi loro. Questo sta sbroccato. Arrivano gli altri. Io punterei a capire se è qualcosa infiammabile. Perché faccio ammazzare. Questo dove arriva? Porco due. Sì, è infiammabile. È infiammabilissimo. E fin lì. Porco cane che pensavo... legna. Pensavo un po' meno. Cioè, pensavo mi desse un attimo il tempo. Pensavo che la distanza fosse. Cioè, boh. E mo quanti ne sono rimasti? Quanti ne sono rimasti, bravo. Proprio fuori via, cioè intercetta lì da qua, butta qualcosa, vai. Capiamo anche un po' la distanza. Permetta di non morire come dei incoglioniti. Tu scendi da quella curva e poi. Una marea! Rimasta una marea! Cioè quanto cazzo ci ha salvato? Ma te ti ricordo il papalanzo. Ma ah, fai rumore, prendi un'arma che fa rumore. Hai ragione. Se li vuoi chiamare. Ma suona l'allarme della macchina, ma non credo. Continua a non credere che sia comunque una distanza di sicurezza abbastanza sicura.
Oh, ma sto coglione adesso qua. Ma lupa no, che bello con shot. Niente, hanno già perso. L'ho salvato. Solo è morto. Ah no, c'è ancora qua, oh, ancora tu. Ah, sono tutti allora i figli di Troia. Ale. Avevo attaccati al culo. So. Cominciamo a parte. Mordi e fuggi. Guarda di riparare il macello. Se non posso. Cambi un attimo. Ho notato però che per esempio le bombe, le molotov. Non... Io farei una cosa del genere. Oh, ma la mia l'ho fatta la cosa. Meno fessi di quello che si è pensato. Ciao, vamo a pianne 1, 2, 3, 4. Non c'è il materiale. Ok. Io ho un solo proiettile perché quella cosa là non... Quella cassa là non me l'ha contata come presa. Ok. Vabbè, ma appena si levano loro dalle balle possiamo andare lì, Sì, sì, possiamo andare anche subito volendo. Ma non ne vale la pena. Ho provato per vedere. Ma se tanto fossero... Eccoli, sono scesi da un'altra parte proprio, sti figli. No, non ho ancora visto il tempo. No. No, non si possono fare. Capito, perché sono scesi dall'altro lato, perché sono scesi dall'altro. Vorrei, ma non posso. Mi devo sta zitta io nella vita, devo stare. Quelli sono tornati lì. Cioè, o ti fai rivedere come hai fatto prima là, puoi fare la curva. E fa esplodere sto coso. È l'unica. Compatibilmente con la nostra lineare anche noi. Non è semplice. Era nero e i cani della morte. Sì, è stata una grande idea scavare fosse comuni e portare qui tutti i cadaveri. Di tutti o... Il problema è che non vengono. Io non ho nemmeno più un cazzo. Bravo, prendi. Poi mi sa che ce ne sta solo uno qua dentro il suo vagone. Non so se hai visto. Cazzo. Proprio col cazzo. Col cazzo, sono tre. Minimo. C'è di mondo, sto scendo. Questo. Oh. Oh,
lontano, non ho lontano. Io adesso lo sento alle spalle uno, ma non è alle spalle. Ma guarda un attimo le macchine dietro di noi, queste robe qua, non puoi questo prendere. Questo è infiammabile. Sì. Non puoi prendere da nessuno i rottami? Il trattore non credo. Non lo so, non so. Questa va da davanti. Questa da davanti, dici? No. No, questa. Ma leggi, ho notato che non te le fa prendere. Questa vediamo. Sì. Dice che riesco a ripararlo. Non ne avevo so, 3 dipende. Su 6. Dipende quanti ce ne do. 4. Questo è buono. Non so quanti ce ne sono in quest'altro. Il problema è che c'è un altro di vagone da davanti. Ah, tu dici che escono. Tra 1, 2 sicuro. Sono morti. Orda. Ah, era un'orda questa allora. Oh, hai visto quanti ne sono usciti? Che cazzo, ne sapevo che era un'orda. È anche abbastanza facile. Erano tanti per. Magari sono una delle prime che incontri in early game, sono poche sì, per. Sì, non sono tantissimi. Questa? Cosa sopravviglia anche qua. Cosa? Io non volevo fare questo. Lasciare. Ma perché sta facendo ciò? Ah, per salire. E serve farlo. Il generatore è dentro. Quindi col cazzo che lo facevi sto pezzo. Vabbè, almeno sono stati buoni che ti hanno messo la tanica qua vicino, dai. Buono, 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 buono. Abbiamo fatto la nostra prima orda. Inaspettatamente, tra l'altro. Ovviamente io stavo andando, mi sono fermato qua per farvi vedere che dobbiamo passare da sto posto per la missione. Ci sono. Ah, ma spegni la luce. Cazzo ti urli? Cioè, tanto il fatto che lui urli come un pazzo se ne accorge mai niente nessuno. Tanto noi non possiamo fare nulla. Però forse andiamo sì. Adesso. E di bottiglie ne hai 4, tipo stracci 0. Andiamo. Ma gli antifurti, non tutto. Perché aveva tutte quelle rosse? No, dovrebbe lampeggiare la lucina dell'antifurto, sai. 29. Un rottami al massimo. Perché questa va spostata, per esempio. Però, controlla un attimo, non c'è luce. No, mi sembra giusto. Non ci sia niente di ma. Non suonate, per favore. Ah, non abbiamo controllato quelle dietro. Non suonare. Non le colpisce. Ok. Andiamo a prendere la moto, la portiamo un po' avanti. Questi tunnel vanno fatti così. E qua non si può prendere. Ma qua adesso ogni volta che passiamo ce l'abbiamo libera, diciamo. Sì, ha detto una volta che l'è libera. Vedi che ho fatto bene questa. Rottami, vabbè, facciamo una cosa, guarda. Sì. Abbiamo dei rottami, è meglio riparare il riparabile. La moto. Sì, volevo prendere. Dove cacchio? Ah no, beh, ovviamente l'ho appena trovato. Certo, perché ci ripari la moto, ci ripari le armi. La moto è al 100%, quindi non ci riparo niente. Io vado pian pianino, non so se servono a farsi sentire. Io ci spero. Il rumore non te lo segna, però. Ok. Vabbè, tanto rottami perché lo sto siamo facendo pieni, prima che suona, pieni. Sono un coglione. No, ma non suona, Quando suona è lui te la stacca automatico dopo che ha aperto lì. Suonano se ci sbatti contro.
Ok. Io andrei ad andare un pochino più avanti, sperando di non trovare gente. Peccato che non ho un cazzo di colpi, non ho più niente. Ho cosa da spostare, cioè. Quanto suonerà qualcosa? Detto come controllarlo. No, ci sia una macchina della polizia che c'è. Ma Anch'io speravo in una macchina di... proprio non le stiamo trovando. Non ci serve nulla andare. Comunque, allora, io non capisco veramente Poi di solito si trova roba. perché la gente. Ah, c'è una cassa C'è una forse. Non so cassa. se è apribile però, sì. Sì. Io non capisco perché la gente l'ha schifato sul Tirati un po' gioco. indietro. Io non. Ah no, c'è fucile. Non ci sono munizioni. Minchia. No, per ora no. Io non capisco però perché la gente l'abbia schifato sul gioco. Cioè, proprio Non so, a schifato. me sta Cioè. piacendo. All'inizio un Allora. po' lentino, ma... Sì, ok. Aspetta, vedi un attimo se questa c'è qualcosa dietro. Non si gira così. E cioè, per carità, come tutti gli open world, cade nei Ah, c'è un altro coso del ripetitivi. nero? Sì. Un'altra unità medica. Che cosa ha lasciato stavolta la Nero? Sì. Non lo sai che non c'è un'orda qua. Ok. L'unica cosa è bisogna tirare giù quei altoparlanti lì. Ma io non ho munizioni di questo qua, col cazzo. Dimmi che trovo qualcosa. Perché voglio fare... C'ho il silenziatore ancora. Per ora vorrei... Intanto Non è questa tanto gli utile. metto la Una benzina. Metto cosa per curarmi. la benzina a lui. Ok, Mi serviva proprio. vedo che la mappa è lì, si sta illuminando di rosso. Dai, no, eh. Lupi di merda. Che devo fare? Fusibili unità mediche. Se un'unità medica nera è sprovvista di fusibili, potresti trovarne integri presso il presidio della Nero. Cazzo, il fusibile è saltato. Come Ah, è fai a diventata più. saperlo? Ecco, è visto da lì. Ah, Ah, ok. si è fatto E ma mezzo. dove lo trovo quindi? Cioè, quali sono i presidi? Io non ne ho idea. Mi ricordo. Non di qua, fammi esplorare. So cosa devi cercare. Posso salire e disattivarlo da su? Un macello, dici, boh. Ah, sì, si Ah, può. sentiamo. Buono. È l'altro che non so come fai, però l'ingresso. E qua. No, perché prima ti ha suonato quello lì. Ma dici che ce n'è un Cioè, altro? ci ha fregato quello prima noi. Quello quale? Dell'ingresso lì dove c'è la cacchetta lì. Vediamo se ce n'è uno. Ma se qua sparo perché mi sembra un po' lontanino. Devo tornare indietro. So che devi tornare Però passa che là. grandissimo. Bravissimo. Adesso oggi due robi della Nero. Buono. Ma senza il fusibile. Ma Controlla che non ci sia anche l'altoparlante. no, direzione sbagliata. Ci abbiamo capito. Poi che tu sappia dove è il fusibile a prescindere. Ma lui sa cosa stiamo cercando, noi no. Porco cane, ma che l'avevo visto sto container, porco Sì, ma due. non avevo manco visto che c'erano i pallini là sopra. Ok, ora si ragiona. Dovrebbe andare. Tecnicamente dovremmo avere messo, cioè messo KO tutti gli altoparlanti. Ci divertivano bene, vanno sempre bene.
Allora, ragazzi, sono arrivato davanti a questo che è un ponte spezzato, è chiaramente una rampa. Non so se con questa moto ce la farò a fare il salto, ma lo scopriremo nel prossimo episodio perché per oggi diciamo che ci siamo fatti due campi della Nero e ci siamo Lorda. potenziati. Lorda. Un'orda, finché abbiamo fatto un botto veramente di roba per questo episodio. Quindi direi che ci possiamo vedere nel prossimo e niente, se l'episodio vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Bella.